noi donne umane ci siamo totalmente ricicrullite e li abbiamo smesso di uccidere. No, comunque facciamo di meno, di rado, non quanto gli uomini. Ecco, io non so quanto questa cosa vada bene, signore mie. Giulietta, Lady Macbeth, Ofelia e Desdemona, protagoniste di uno spettacolo itinerante nel cuore di Arezzo. Con le donne di Shakespeare, per un giorno il teatro ha così preso vita nei palazzi storici e nelle corti interne del centro città. Il museo Casa Vasari, la chiesa di Sant'Ignazio, l'archivio di Stato e il palazzo di Fraternita. Un evento di teatro in luoghi non convenzionali ideato dall'associazione culturale Rumor Bianco, inserito nella cornice del Festival dello Spettatore. Volevamo unire con le donne di Shakespeare, che è un omaggio ovviamente alle figure femminili più famose, iconiche di Shakespeare, la nuova drammaturgia, perché sono tutti testi originali di Camilla Mattiuzzo, con la bellezza della nostra città, del nostro centro storico. Siamo pieni di bellezza, bisogna anche rimparare a vederla, a guardarla, apprezzarla questa bellezza. Quindi volevamo unire il teatro con luoghi non convenzionali per il teatro, ma bellissimi. Questo è il cuore del progetto. Silenzio! Scusate. Parlando poi di Shakespeare, come non dire l'arte della parola, insomma, il sommo poeta che ci ha lasciato, in questo caso, questi personaggi straordinari che la nostra autrice ha saputo rielaborare in chiave contemporanea, dandogli un taglio estremamente nuovo, sorprendente in molti casi, che dire, anche se non è Shakespeare, però sicuramente c'è un grande e profondo lavoro sulla parola che ci portiamo sempre dietro in teatro, ovviamente. Thank you.